Frank, tu Tex, tu Mix, tu Tex. E dove sei? Lissone. Ma vattene a fanculo. Vedi tutti questi ragazzi col tatuaggio? 10 anni fa, se vedevi uno in spiaggia col tatuaggio, la reazione di ognuno di noi: vieni via, quello è stato in galera, vieni via che t'ammazzo. Adesso ce l'abbiamo tutti, cosa c'è? C'ho un tribale spaziale, tu un citofono qua davanti, tu c'ho uno scaldabagno della Imetec qua dietro. Sono questi ragazzini di 18-20 anni che tu li riconosci un chilometro prima di arrivare al semaforo, perché hanno la macchina che costa 100 euro, gli stereo 25.000 euro. C'hanno degli stereo, basta che alzi il volume, pum, si ribalta la macchina in parcheggio. L'inglese fa parte della nostra quotidianità. Ognuno di noi ha imparato almeno un termine inglese. Io i primi problemi li avevo quando andavo da McDonald's. Stavo dentro delle mezz'ore, la signora mi diceva: dica, un attimo, ma caspita, mi dia il tempo, no? Tu te li prendi dopo da solo, perché ho già un casino io. I panini sono quelli là in cima. Mi do un cheese, big chicken, burger, fish. Quick, row. La signorina dice: ketchup. Che cazzo sono, me ne dia due, poi vediamo. I bambini adesso sono più evoluti di quello che eravamo noi, perché l'inglese lo imparano già alle elementari. Io ho la bambina, Rachele, 11 anni, studia l'inglese alle elementari. Siccome è un po' carente, la porto al pomeriggio a fare ripetizione da una signora madrelingua.